Allora, Palazzo Ferraioli si è animato delle meravigliose opere di Martin Goyen, però, Goyens, però, dobbiamo parlare di un altro soggetto fondamentale che è la Fondazione di Paolo. Allora, intanto, come nasce questa mostra? Questa in particolare, partiamo proprio da qui. Come nasce? Diciamo innanzitutto cosa fa la Fondazione di Paolo. La Fondazione di Paolo ovviamente promuove l'arte in senso molto largo, molto ampio. Cioè, la Fondazione di Paolo è stata costituita nel lontano 93, e quindi con atto notarile ovviamente, e ha come obiettivo finale quello di promuovere l'arte nel senso, come dicevo prima, molto molto ampio. Ora, tra questi artisti, che chiaramente ce ne sono tanti, milioni, individua ovviamente l'artista che può avere delle caratteristiche particolari per promuovere sul mercato nazionale e internazionale. Una di queste è la signora Goyens. Difatti, la fondazione mantiene sia l'archivio, e tenga presente che l'archivio normalmente lo si fa quando l'artista non è più, e questo dà luogo a molte incertezze, perché chiaramente l'ha fatta l'opera, non l'ha fatta l'opera, era sua, era originale. Ecco. Certo. Noi abbiamo ovviamente, con un'esperienza ormai di 40 anni, abbiamo deciso di fare l'archivio quando l'artista è vita. Ovviamente ogni opera che nasce dall'artista viene archiviata con un numero, con un anno di produzione, chiamiamolo così, fotografata, e teniamo questo archivio. Purtroppo devo dire che nella giornata di oggi Abbiamo saputo. abbiamo saputo, e la devo dire anche perché dovremmo fare un grosso, da una cosa negativa dovrà nascere un qualcosa di positivo, vale a dire, questa mattina quando abbiamo aperto il nostro mezzo che portava le opere per questa esposizione, ci siamo accorti che le opere che non erano incorniciate, che attendevano di essere incorniciate qui perché chiaramente erano nate e tutte belle imballate su tele, archiviate, pubblicate in questa nuova monografia che abbiamo editato proprio per l'occasione, Esattamente. e di queste qui circa 20, l'ultima produzione, non c'era più. Qualcuno le ha, adesso dobbiamo fare la denuncia ovviamente per cercare, sperare che il nostro furgone che era posizionato vicino al nostro albergo, ci sono delle telecamere Sicuramente. per far sì che si riesca a riaverle. Noi ci facciamo anche, insomma, portatori attraverso i nostri video ascoltatori, attraverso Liberi TV, proprio perché questo è assolutamente un bene fondamentale perché riguarda l'ingegno artistico di un artista come la signora Goyens. Ecco, torniamo però a Martin, perché veramente, ecco, in particolare, ecco, a queste vele, a queste regate che lei ha così sapientemente descritto in questo tema. Questi roll-up sono stati fatti appositamente a tema. Il tema preferito dall'artista Goyens è il mare e le vele, perché lei, essendo belga, sente l'esigenza del sole, del mare e altro. Quindi queste opere, alcune purtroppo sono, questa per esempio non era tra quelle che non c'è più. Questa è per esempio il simbolo della regata dei campionati mondiali del 2013 che si sono fatti ad Ancona, e quindi questa qui è l'opera che fortunatamente ce l'abbiamo qua. Quindi Goyens ama il mare. Sul mare cosa c'è? Le vele, È le vero. barche. E quindi tutto quello, ecco qua, questo è il quadro originale, e quindi lei, oltre a spaziare nei paesaggi, via dicendo, nei paesaggi c'è sempre qualche cosa ovviamente relativo al mare, anche, cioè nell'ultima opera che ha fatto, per esempio, è quella lì, quella è mare e terra, quindi un orizzonte, e quindi il suo mondo è quello, è il mondo del mare, è il mondo delle vele. E noi le abbiamo puntualmente riprese con le nostre telecamere, alcune Martin le ha commentate direttamente come ha fatto lei adesso con alcune di queste opere. L'altro elemento fondamentale, poi la lascio naturalmente a tutti i visitatori che hanno riempito le sale, è il colore che Martin ha così Questo evidenziato è un elemento. bene, forte. Allora, non vogliamo fare complimenti a Martin Goyens, però diciamolo francamente,
che la sua qualità migliore è il colore, cioè lei riesce con il colore a interpretare. Non è brava nel disegno, diciamolo pure, cioè non è il suo pezzo forte, però il colore è qualcosa di unico, perché lei riesce a miscelare, a disegnare con il colore, quindi questa è la sua qualità numero uno. Per cui noi a suo tempo abbiamo individuato in Martina un artista ovviamente di un successo in crescendo. E noi siamo con voi a testimoniarlo non solo oggi, ma anche in futuro. Naturalmente ci saremo con Liberi TV. Benissimo, grazie. Non faccio altro che ringraziare anche voi. Grazie.